Carissime tutte, buonasera. Io oggi, intanto, oggi ero dalla parrucchiera e una signora mi ha detto: ma guarda, dice, io ho visto nei video che si lamentano, che si fa vedere poco, e come mai la signora di Olanda non compare? E allora io subito ho colto... Ha preso la palla al balzo. E quindi vi faccio la ricetta dei biscotti tutù che si usano qua nel nostro paese per i morti, anziché regalare altri dolci, crostate, paste a mandorla, per i morti si usano fare i tutù. Questo è un dolce siciliano, catanese soprattutto. Comunque gli aluntini noi lo consumiamo abbastanza. E quindi io, se voi volete, il tempo c'è, potete procurarvi nel frattempo gli ingredienti. Io vi indico quello che ci vuole per fare questo tutto. 250 g di farina. Dobbiamo mettere 75 g di zucchero, però lo zucchero va battuto con l'uovo. Quindi lo zucchero noi lo pesiamo a parte. E naturalmente l'uovo che va messo nello zucchero. Poi alla farina noi dobbiamo aggiungere 75 g di struppa. Un pizzico di sale, l'ammoniaca, il cacao. Il cacao ne va messo 50 g. Di cacao. Poi quello che è importante in questi dolcetti, va messa la cannella. Un pochino e il latte e la vanillina. Ora andiamo ad aggiungere la nostra farina di mandorle, ce ne vuole 75 g, io veramente alla bottega non l'ho trovata, avevo solo questa e quindi metto questa. Prima di impastare dobbiamo sbattere il nostro uovo con lo zucchero. Io nel frattempo accendo il forno, così che perché io li preparo, il forno si riscalda. Possiamo considerarlo uno dei dolci più buoni di tali festività? In tale festività, i morti qua a San Marco ora fanno la festa di Halloween, ma noi per l'antichità usavamo festeggiare i morti. Il giorno avanti dei morti, alla vigilia, soleva passare il sacrestano della chiesa e fare la questua. Ognuno dava quello che voleva e poi quello che raccoglievano andava ai poveri. Era una bella tradizione. Io mi ricordo che qua a San Marco c'era un sacrestano, si chiamava Mastro Totò, era un simpaticone e passava la sera alla vigilia. Però come tradizione proprio aluntina si usa che si fanno i regali ai bambini. Praticamente i bambini ricevono questi regali dai morti, che poi sono i vivi che li portano, però ma lasciamoli sognare. I bambini sognano. Io quando ero bambina e aspettavo e credevo che mi portavano veramente i morti che venivano nella notte. Un giorno mia mamma si è dimenticata di comprarmi qualcosa. Allora io mi sono messa a piangere perché i morti non mi avevano ricordato. Allora mia mamma che cosa fa? Svelta di mano, prende delle monetine e le butta sotto il letto. Dice: guarda, ti hanno portato le monetine anziché il regalo. E io felice che i morti mi avevano pensato. Quindi la mattina si ricevevano i regali e il giorno i bambini andavano
al cimitero a portare fiori ai loro cari. Era una bellissima tradizione. E mia nonna, che era una grande santa donna, mi portava con sé e mi diceva: quando io un giorno non ci sarò, tu vedi, questi sono i miei suoceri, i miei genitori, e mi insegnava tutti i parenti praticamente deceduti, dove erano le tombe, per cui io la conosco come un impiegato comunale, conosco tutti i posti dove ho i miei parenti. E un fiore per i morti glielo porta a tutte. E quindi è una bellissima traduzione, altro che Halloween. E quando alla ricetta uniamo queste vicende, il video non può che toccare i cuori di tutti e i suoi occhi lo testimoniano. Sì, sì, io ci tengo. Ora una bella teglia. La teglia la foderiamo con la carta da forno. Si devono formare dei bastoncini un po' grossi e poi tagliarla a trocchette. Questa ricetta da chi l'ha imparata? E praticamente questa ricetta, sono gelose i dolcieri, non te ne danno. Questa praticamente tramite la mia amica Maria Pena, che voi conoscete, che l'avevo fatto con lei la cassata siciliana, abbiamo fatto le paste di mandorla, l'abbiamo racimolata, ma perché nessuno te ne vuole dare, ognuno è geloso. Ecco, vedete? Stanno facendo i biscottini, tranchette così. Quando io avevo mia figlia piccola, naturalmente per i morti c'erano i regalini. Un anno abbiamo comprato una bambola. Questa bambola era una bambola parlante, una delle prime bambole parlanti. Vi parlo, mia figlia è nata nel 70, quindi quanti anni fa, che vi parlo di 54 anni fa, 53 anni fa. E sta bambola, lei praticamente, avevamo la casa in ristrutturazione e dormivamo in una stanza, e la culletta, lei, anche se era grandicella, avevo 4 anni, l'avevo messo vicino al letto. Poi abbiamo preso questa bambola, abbiamo aperto il disco e messa sul letto. Lei con gli occhi chiusi è scesa dalla culla e è andata a prendere tutta felice questa bambola. C'era Orietta Berte che cantava, e poi tanto per cantare, tante canzoncine, e mi ricordo sempre con gli occhi chiusi, tutta assonnata, andavo a prendere sta bambolina. E quanti ricordi! Sì, sì. Sì, stamattina, come ripeto, ero in parrucchieria per farmi i capelli, il colore, e c'era una ragazza di Messina che ha sposato un ragazzo qua di San Marco, e mi diceva: sa, mia mamma la segue e anche le sue amiche la seguono. Mia mamma mi dice sempre: io la voglio conoscere a sta signora, quando venga a San Marco me la fai conoscere. Le soddisfazioni sono queste. L'essere naturali ma toccare i cuori. Vi dico una cosa, il giorno 8 di ottobre in casa mia ne avevo 22 di persone che volevano conoscermi. Mio marito mi ha detto: ma che sei una pazza, dove li mettiamo tutte queste persone? Ma quando il cuore è grande, anche la casa diventa grande. E tanti commenti che staranno appunto evidenziando il suo grande cuore. Ed ora il forno 180 gradi per 15 minuti. Nel frattempo che cuociono i biscottini nel nostro forno, io preparo la glassa che va messa di sopra. Un uovo devo prendere l'albume dell'uovo,
sbatto questo, mi occorre il blancino, perché devo pesare 125 grammi di zucchero a velo. Ora non dimenticate di mettere il cucchiaino in mezzo di cacao, perché uno in mezzo. Mettiamo il rimanente zucchero. La nostra glassa, guardate qua, è pronta, questa andrà messa sopra i biscottini non appena ora li usciamo dal forno. Sono trascorsi 15 minuti, noi possiamo andare a togliere dal forno i nostri biscottini, i nostri tutò. E quanti profumi una volta aperto il forno. Ora questi tutù vanno spennellate con la nostra glassa. Cosa diciamo di questi dolci, signora? Un profumo e un sapore unico? Il profumo c'è, è vero? Assolutamente. E allora il sapore ancora di più. Ora praticamente queste dolcette devono asciugare, la glassa deve asciugare. All'incirca per quanto tempo? Non ti so dire esattamente, un paio d'ore. E dopodiché al primo morso cosa si prova? La festa l'abbiamo anticipata noi, oggi ne abbiamo 24, quindi tutto il tempo, lasciamo il tempo perché la gente se li può preparare per i morti e quindi vivere la nostra tradizione all'ultimo, ve lo auguro, sono buonissime, fatele e non vi pentirete. Grazie signora Yolanda, è stato un grande piacere, salutiamo gli amici di Bella Sicilia. Carissime tutte che mi guardate e che mi volete tanto bene, io sono sempre grata a tutte per l'amicizia, per tutto l'affetto che mi ha dimostrato tutte quante. Un bacione.